Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avrete letto dal titolo, questo sarà un vlog, quindi insomma, come sempre vi porterò un po' con me. E niente, adesso mi vado a dare una sistemata, poi devo uscire che devo comprare due cosine, due cavolatine che poi vi farò vedere. E quindi ci rivediamo tra poco che vi faccio vedere il look che andrò a realizzare e così mi dite cosa ne pensate. Ok, ecco, mi sono ritornata, volevo farvi vedere che look ho fatto. Come vedete è molto semplice, ma ho queste ciglia le ho fatte io, nel senso che ho messo i glitter sopra e le ho fatte anche con questi glitter qua, che sono più iridescenti. Scusate che si vede un po' la ring light. Comunque, questi sono quelli bianchi normali, mentre questi li ho fatti con i brillantini iridescenti, insomma. Ci ho messo un po' e devo dire che non è facile e soprattutto non so se ve lo consiglio di fare adesso che è estate perché ho paura che la colla dove ho messo i brillantini tipo si sciolga e mi entri dentro l'occhio, però non so, volevo provare, non so perché mi è venuta sta cosa in mente, se lo trovate too much insomma, secondo me si può fare anche magari aggiungendone uno o due solo al fondo, io adesso l'ho voluta riempire, però questa cosa mi piace tanto, quindi insomma su delle ciglia un po' più semplici di quelle che ho messo adesso, tipo queste qua, magari potrei provare a metterne anche solo uno al fondo, secondo me ci sta, mi piacciono, non so, fatemi sapere se vi piace, e comunque niente, adesso esco e non so se vi porto con me, ma se non vi porto con me, comunque vi faccio vedere quello che ho preso, anche se sono due cavolatine, ma tanto nei prossimi giorni devo fare tante cose, quindi le vedrete insieme a me, insomma. Ok, sono tornata. Fuori fa caldo, anche se onestamente è andato via un po' il sole. Non c'è il sole, è molto nuvoloso oggi, però come potete vedere anche dal mio viso, quanto sono lucida, fa molto caldo. Comunque, cosa ho preso? Ho preso queste due cose che secondo me vi salveranno i capelli quest'estate, le ho già provate, queste sono seconde che ricompro, mi piacciono tantissimo, soprattutto questo. Questo messo a capelli umidi è top, della Fructis di Garnier, è tipo un siero, mi piace tantissimo. Qua dice che è per i capelli e per il cuoio capelluto. Io sul cuoio capelluto l'ho messo tipo una o due volte per fare un impacco, insomma, prima di farmi la doccia con la maschera sulle lunghezze, eccetera. Però non ho visto tutta questa differenza, ecco. Poi un'altra che mi piace tantissimo è questa maschera. Sto la doccia, naturalmente, la dovete fare. È buonissima. Ed è proprio viola, come la scatoletta. E mi piace tantissimo questa linea, soprattutto lo shampoo, però lo shampoo ne ho ancora, invece sapete che queste cose qua sono quelle che finiscono subito, però non esagerate, nel senso non ne mettete troppo perché sennò rischiate che non sembrino capelli puliti ma vi verranno unti, quindi non esagerate mai con le quantità e dalle lunghezze in giù, non mettetela mai sulla cute ed è perfetta anche per gli impacchi, quindi inumidite i capelli, la mettete, la lasciate tipo 10, 15, 20 minuti, io la lascio anche mezz'ora a volte e poi vi fate la doccia. Poi altre due cavolate, ho preso questi succhi, non li ho mai provati, voglio vedere come sono. E poi questi, che non vi dico quanto costavano, cioè costavano un botto questi, vabbè, che sono di vetro. Mi incuriosiva questo gusto, arancia, limone e carota. Bio, non so, li proverò. E niente, mi sa che per oggi ci salutiamo qua, ma tanto ci vediamo nei prossimi giorni, che ve l'ho detto, devo fare delle cose un pochino più interessanti e insomma, vedrete. Quindi ci vediamo che per voi sarà tra poco, per me non so tra quanti giorni sarà. E vabbè, ci vediamo. Ok, rieccomi. E, niente, vorrei dire mille cose e poi alla fine mi incarto sempre. Partiamo con il dire che tra poco sarà il mio compleanno e quindi le mie colleghe sono state pazzissime. Non so cosa sia, ci farò uno shorts comunque così. Vedrete anche voi, insomma, che cosa mi hanno regalato, perché mi hanno fatto promettere di non aprirlo fino al giorno del mio compleanno. Io sono nata a Ferragosto, cioè il 15 agosto, e beh, lo spoiler è che sarà, penso, un gioiello di Chiara Ferragni, quindi sono molto contenta. Come avrete letto dal titolo, questo è un vlog, barra facciamo la valigia insieme. Adesso, prima di fare tutto, farvi vedere cosa faccio io, intanto io mi faccio una lista di tutto quello che mi devo prendere, così non mi dimentico niente, perché
Sempre io mi dimentico qualcosa, non so voi. Invece, se avete voglia, scrivetemi un commento qui sotto, fatemi sapere voi come vi organizzate per fare la valigia. Io di solito faccio sempre così. Allora, io partirò stasera, cioè il 10 di agosto, e andrò fino giù in Puglia in macchina. Ebbene sì, e io abito in Piemonte, quindi fate voi. Niente, vi volevo far vedere delle cose che ho acquistato ultimamente, prima di farvi vedere effettivamente come faccio la valigia, come mi organizzo, il beauty, il make-up, insomma, tutte queste cose qua. Però prima di tutto volevo farvi vedere, ho fatto un ordine da Zalando e ho preso questa giacca a vento, bellissima, penso che la metterò già stasera per partire perché partirò di sera ma tardi, tipo le 2 così, le 2, le 3. Poi non lo so, magari partirò prima o partirò dopo. Comunque, se me la metto, ve la faccio vedere indossata. È molto bella. Vi lascio il link sotto perché io l'ho presa super scontata. Ma fidatevi che è veramente, veramente bella. Molto, molto bella. Sincera, non l'ho ancora provata, però comunque mi sembra molto over. Quindi, cioè, penso che mi vada. E niente, poi ho preso questa cera per i capelli che ha il gusto di arancia. Ed è una cera a base d'acqua, mi ha spiegato la ragazza. Io l'ho presa per farmi tipo quando faccio l'acconciatura, vedete tipo i baby hair, fare come si usa adesso, insomma. Poi vi volevo far vedere un po' di cibo strano che ho comprato, ma non so se riuscirò a provare qualcosa nel video. Intanto devo mettere tutto in frigo perché da quando ho comprato queste cose non ho messo niente in frigo. Comunque ho preso queste cose stranissime che sono tipo delle tortine al cocco. Non so, mi intrigava sia il pack che, insomma, le indicazioni. Cioè, bellissima anche vederla così, guardate che carina. Sembra una cosa sofficiosa, una nuvola. Poi ho preso, penso che sia un succo di frutta al mango. Bellissimo, guardate il pack della bottiglia, molto bello, bellissimo. Poi ho preso dei macaron al pistacchio, non so voi, ma a me il pistacchio piace tantissimo. Poi ho preso questi biscotti che devo dirvi la verità, li ho già assaggiati e sono buonissimi. Sempre in questo posto qua strano, si chiama ODS Store. Poi li ho trovati, ho preso gli M&M's al brownie che li avevo visti anche se andate a vedere il mio video, se non l'avete visto, quando sono andata a fare la gita alle Olandia, nell'autogrill ce li avevano, ma non li ho presi perché non sarebbero arrivati intatti nello zaino con quel caldo. Poi ho preso, penso che siano dei noodle, non ho mai mangiato i noodle e non so, oltre al pack che mi ispirava, a me piace molto il piccante, quindi non lo so, sono curiosa di provarlo, non ho neanche letto come si fa, ma penso che con l'acqua bollente che si versa dentro, insomma, è un cibo istantaneo dovrebbe essere. Poi, ultima cosa, ma non per importanza, non li trovo da nessuna parte, però volevo provarli, visto che a me i baiocchi al pistacchio mi sono piaciuti tantissimo, più di quelli originali, però vi consiglio di tenerli in frigo, perché non lo so, si sente anche di più il gusto, questo caldo si scioglie tutto, non è tanto piacevole. Comunque ho preso questi Eringo, che sono i 5 cereali al cocco. No, cereali croccanti e cocco. Insomma, queste cose qui. Adesso invece passiamo, insomma, a fare la valigia insieme. Vi faccio vedere un po' come mi organizzo io. Intanto sul letto c'è già un po' di macello, come potete vedere. Ho iniziato a tirare fuori due cose, ma non so, penso che ci metterò più di un'ora a fare la valigia. Perché io ci metto sempre tanto, perché devo girare da una stanza all'altra a prendere le cose che mi servono, non ho tutto qua. Comunque, io comincerei a fare il make-up. Premetto che penso che non mi truccherò tantissimo, eh. Probabilmente già tanto se mi truccherò il giorno del mio compleanno, però sapete, non si sa mai, magari uno dice no, mi truccherò, meglio portarli che non portarli. Comunque, ho deciso di utilizzare questa pochette di Christian Dior che mi avevano regalato. Adesso dentro è piena di campioni tipo di bagnoschiuma, balsami, maschere, shampoo. Adesso tolgo tutto e magari vi faccio una ripresa, cioè non che vedete me, ma che vedete insomma le cose che scelgo di metterci.
Poi penso che off camera farò il beauty, tipo dove metto la skin care, la hair care, la body care, e userò questo di camomilla che l'avevo preso all'Esselunga, che è molto capiente, abbastanza. E se non mi dovesse bastare, da Shein, non so quale haul di Shein in cui l'abbia preso, ma comunque trovate il link in uno degli haul di Shein che ho fatto. È questa sacca, voi praticamente la mettete sul ripiano, buttate tutte le cose dentro e poi tirando i cordini, tipo si chiude e fa questa mini borsetta e qua si chiude, insomma. È molto comoda. Quindi insomma io procederei così, quindi adesso rimetto un attimo in ordine, poi cambio inquadratura e almeno vi faccio vedere cosa porto di make-up. Poi penso che farò tutto il resto e vi faccio vedere alla fine, però prima di fare tutto questo volevo farvi vedere che mi porterò questa valigia, questa qui maculata, che come vedete non è né piccola né grossa, piccolina ma neanche tanto, normale. Maculata e niente, ci devo far stare insomma i vestiti, sapete, queste cose qua, i vestiti, le scarpe penso che le metto in borsa una parte, adesso vedo perché non è che mi voglio portare tutte queste scarpe, non lo so neanche io cosa voglio portarmi, devo aprire l'armadio, devo aprire la cassettiera e insomma devo buttare un po' di roba fuori e capire cosa voglio mettere con cosa. E io faccio così, apro l'armadio, prendo tutta la roba, tipo adesso ho l'arella, ma tipo un po' di tempo fa non ce l'avevo, tipo butto tutto sul letto e da lì poi scelgo realmente i pezzi che so che vado a mettere. Io preferisco portarmi sempre più roba per stare tranquilla. Però effettivamente sì, fai tanti chilometri, sei fuori, se ti manca proprio qualcosa la compri alla fine. Non lo so, comunque partiamo prima a fare il beauty del make-up. Allora, ok, ecco il beauty. Adesso mi aiuterò anche con la lista che ho qua, insomma. Allora, partiamo dalla Beauty Blender. Penso che mi porterò, dai, questa qua fatta così. Beauty Blender. Poi, adesso mi scelgo un attimo i pennelli e vi faccio vedere quelli che ho scelto da portarmi. Ok, mi sono organizzata meglio, ho già preso quello che mi serviva. Comunque, pennelli, porto questi qua che è un misto tra Morphe e questi qua sono di Shein, ma sono veramente ottimi. E anche questo, boh, non so, trovate il link in uno dei miei video, non so dirvi quale. Comunque, quindi Beauty Blender e pennelli. Poi il fondo. Il fondo mi porto questo perché è una colorazione scura. Sperando che mi abbronzo, la cipria, ho deciso di portarmi questa di Huda che mi piace moltissimo, la trovo veramente valida, ve la consiglio se avete la pelle un po' grassa, messa come me, insomma. Poi il primer occhi è il primo che ho provato e mi piace, mi trovo bene, penso che se ricomprerò uno della stessa linea, insomma. Poi, sopracciglia, ho un po' di cose per le sopracciglia, ho il brow gel di Anastasia. Poi questo qua che è tipo una colla trasparente che le tiene bene, devo dire. E poi un piccolo mascara colorato nel caso non avessi voglia di farmele, anche questo è veramente molto buono. Poi questo per fare le lentiggini di Shiglam, insomma. Poi mascara mio preferito, quello di Anastasia Beverly Hills. Non lo so, uno dei migliori che abbia mai provato. Poi voglio portarmi questo blush di Dior che guardate dal pack com'è, guardate dentro. Cioè, il colore è completamente diverso. Però vabbè, è molto bello comunque. Poi rossetti. Praticamente mi porto giusto quattro cose. Mi porto questo rossettino di Kiko che è molto molto bello. È un nudino carino, molto bello. Poi questo gloss lo amo, penso che lo comprerò poi anche nella full size perché mi è arrivato in regalo prendendo la palette di Fenty. Bellissimo. E poi prendo questo gloss brillantoso, stupendo, sempre di Fenty. Poi questo invece l'ho preso quando insomma mi hanno offerto il budget,
Dai, Style è buonissimo, uno dei burro cacao più buoni che abbia mai preso, cioè che abbia mai provato, sinceramente, di Laneige. Poi una matita per le labbra, è bellissima questa, è di Beauty Bay. Ho fatto un ordine, ma non posso farvelo vedere perché, vabbè, poi più avanti capirete perché. Poi, ovviamente, colla per le ciglia finte. Poi questa palette è multiuso, perché cioè, la puoi usare per fare bronzing, per fare tantissime cose e oltretutto li puoi usare anche come ombretti. E gli illuminanti li puoi usare anche quelli come ombretti, è fantastica, infatti mi porterò lei, però come palette occhi mi porterò anche questa che potrei sempre usarla in combo con quella di Fenty ed è quella di Kylie che mi piace tantissimo anche lei, è stupenda, bellissima. Poi ciglia finte. Ciglia finte mi porto queste due paia, anche se sembrano molto simili, sono diverse e li metto in questo portaciglia finte, insomma. Poi questa pennina, insomma, per raccogliere i glitter. I glitter mi porto quelli bianchi semplici e quelli iridescenti. Non so neanche se li userò, vi dico la verità. Comunque me lo porto, meglio portare le cose e non portarle per pentirsene. E poi due matite, una marrone e una nera per gli occhi. Temperino, però non lo vado a mettere subito, lo avvolgo prima, così dice, nella carta velina perché di sicuro farò un macello. E poi l'applicatore per le ciglia finte. E poi mi sa che dentro, già che ci sono, metto anche questo elastico. E niente, questo è il mio beauty, come vedete ci sta tutto. È bello pieno, però cioè, con la roba che ho portato posso fare tantissime cose. Quindi questo è, e proseguiamo. Adesso farò, come vi ho detto, quello della skincare e dell'haircare, ma magari ve lo faccio vedere quando è finito, però vi faccio più o meno vedere come sarà la valigia, vi faccio vedere i vestiti che mi porterò, ok? Quindi ci vediamo tra poco. Ok, vi faccio vedere un po' la situazione come adesso. Come vedete, questo si chiude così. Ho iniziato a mettere, diciamo, le cose per il sole. Poi di qua ho iniziato a mettere, insomma, quello che mi serve per la body care, la skin care, insomma. Qua ho preso dei campioni, ci sono shampoo, maschere, qua c'è uno struccante, qua c'è un patch di Sephora per il naso, sapete, per i punti neri, i cotton fioc. E qua c'è un po' di tutto, c'è la spugna nuova in konjac, e poi ho preso due maschere, una per i piedi e una per il viso. Poi il dentifricio, sapete, queste cose qua, lo spazzolino nuovo, una lametta, il gel detergente, questa per i capelli che è top, sapete, una cremina, una crema per il corpo, le spazzole, un deodorante, un siero, insomma queste cose qua. E lì quello è già pronto. Cosa c'è di pronto? C'è di pronto questa borsa di The Zenith, perché ho già messo i costumi. Ne ho presi 4 e li ho messi in questa busta. Poi 3 paia di ciabatte ho preso, queste che avete già visto di Shein, poi quelle che sono un paio di Hawaiianas e se vi ricordate, se guardate i miei video, quelle di The Zenith infradito che si allacciano alla caviglia con questo filo, insomma, che riprendono la borsa che ho preso. Poi qua c'è l'asciugamano che adesso andrò ad infilare. Questa è la borsa che mi porterò dietro e niente, adesso mancano i vestiti, scarpe metterò quelle lì, della Nike, da ginnastica, insomma. E non è sporco il pavimento, sono le scarpe che tipo fanno riflesso, che tipo si specchiano nel pavimento. E niente, che vi devo dire, quasi. Dai, penso di essere più a di più di metà dell'opera, insomma. E niente, lì c'è la valigia aperta. Appena, insomma, metterò tutto sul letto e sceglierò cosa portarmi, faccio la valigia. Però prima di fare la valigia vi faccio vedere più o meno cosa mi porto. Allora, effettivamente questo è quello che mi vorrei portare. Qui vabbè, c'è un pantalone al contrario. Poi questi comunque sono tutti vestiti lunghi, o comunque tipo questo arriva al ginocchio. Poi non so, qua c'è un completo con un pantaloncino e una maglia. Qua ci sono tipo due bikers e un pantaloncino, insomma, quello da basket, non mi viene il termine, scusate. Qua ci sono due pantaloni lunghi. Perché non si sa mai. Qua ci sono due completini. Questo è carino, tipo magari, non so, per la sera o anche il pomeriggio. Questo invece mi piace, tipo per andare al mare. Ma lì anche ho messo due vestiti, tipo per andare al mare.
E qua c'è qualche top, insomma, che posso mettere sia con questo pantaloncino che con questi bikers, che se dovessi mettermi uno di questi pantaloni. Il che è fattibile se la valigia non è tanto grossa, mi sembrava più grossa. Comunque sì, insomma. E oltretutto devo anche prendermi un altro paio di scarpe perché volevo portarmi un paio di tacchettini, insomma, da mettere per il mio compleanno quando festeggio. Però sapete che non so, mi sa che mi metterò queste. È tanto inutile che me le porto, so già che magari le metto, le tengo 10 minuti e le tolgo. Non lo so, sono un po' indecisa. Non ho voglia di sprecare spazio sapendo che non userò una cosa, perché tanto va a finire sempre così. Quindi niente, vado a fare la valigia e vi faccio vedere quando è tutto fatto. Comunque sono sudata a marcia, non so se si può vedere. Ho finito, adesso vi faccio vedere la valigia e la borsa e l'outfit, insomma, di stasera. Se riesco ve lo farò vedere stasera e magari anche più tardi assaggiamo qualcosa insieme perché tra poco devo mangiare, ma onesta non so se per un po' d'ansietta, sapete quell'ansietta bella però prima di partire, non ho fame per quel motivo lì o non lo so. Oltretutto ho lasciato pure acceso l'unicorno a LED da oggi, ve lo faccio vedere. Eccolo qua, guardate che carino che cambia colore. Adesso fidatevi, non rende perché comunque c'è questa luce sparaflesciata accesa. Però guardate che carino, molto bello. Ah, ho già preso anche il profumo da portarmi. E quindi niente, adesso passo a farvi vedere la valigia. Mi giro, vum. Eccola, fatta, chiusa. Mi ci sono seduta sopra. Fatemi sapere se anche voi lo fate. E poi quella di Tezenis dove ci sono tutte cose del mare, asciugamano, le ciabatte, i costumi, insomma queste cose qua. E niente, direi che quindi posso chiudere l'armadio e niente. Che altro vi posso dire? Che ci vediamo dopo. Che insomma, tanto prima di uscire sicuramente vi faccio vedere l'outfit della partenza e se riesco assaggiamo anche qualcosa insieme. Volevo assaggiare quei macaron che mi sembrano molto buoni, adesso li ho messi in frigo, però non penso che andassero in frigo, però ho voluto far così perché non so, la cremina tipo sciolta a me non è che piace tanto. E poi cos'è che volevo assaggiare? Gli M&M's al brownie, sono molto curiosa. I miei preferiti di M&M's sono quelli blu col riso soffiato. Se avete voglia, fatemi sapere quali sono i vostri. Quindi niente, ci riaggiorniamo dopo. Sono le 3 del mattino e comunque andrò ad assaggiare il macaron e gli M&M's, vediamo come sono. Poi mi vado a preparare che parto. Allora, le M&M's al brownie è buono, però sembra più che ci sia il caramello dentro, non sembra un brownie. Adesso assaggiamo il macaron. No. Cattivo. Sa di pasta di mandorle, non mi piace, sembra tipo amaretto. Comunque, io mi sa che vi saluto qua e ci vediamo poi per il vlog del viaggio. Ciao a tutti!